Allora, eccomi qua con la bellissima Charlotte Crona. Complimenti, guarda, io ho sentito sempre parlare di te, non ti avevo ancora visto. Complimenti, sei veramente bella. Grazie mille, guarda chi parla, scusa. Senti, c'è il mio datore di lavoro, il mio direttore Paolo Moretti, che ti definisce la modella con il violino. Ma com'è nata questa tua passione per la musica? È nata quando avevo 6 anni in Svezia, perché ammiravo la mia amica che suonava. È partita così, ho suonato violino classico sempre fino a 18 anni, tra qualche fidanzato, qualche interesse per i cavalli, comunque ho suonato bello un bel po'. E poi 3 anni fa più o meno ho preso violino elettronico e sto suonando un po' in giro, tra l'altro per Nastro Azzurro, ecco. Infatti tu sei la madrina qui della Nastro Azzurro e sei in giro con la Nastro Azzurro, tour italiano della Nastro Azzurro, quindi prevedo che quest'estate tu lavorerai, niente vacanze. Ce l'ho la valigia estremamente grande addosso e insomma, ma è bello perché ogni volta sono in posti bellissimi e... gente insomma molto piacevole, perciò. Allora senti, tu fai la modella, suoni col violino, stai facendo il tour del Nastro Azzurro, ma cosa ti piacerebbe fare da grande? Oddio, io sono già grande purtroppo, perciò avevo un sogno di fare la poliziotta, però no, bello bello, però il tempo, visto che passa, adesso si vedrà. Non so neanche se vado in Svezia a abitare oppure in Italia. Adesso si vedrà. Diciamo che Charlotte Crona è svedese. E che è svedese? Sì, svedese. Oh, benissimo. Allora, Charlotte, io ti ringrazio e ti auguro di divertirti tanto questa sera. Sicuramente. Viareggio ti piace? Ma di quel poco che ho visto fino adesso è bello, eh? Sempre di notte vedi i posti, non lo so. Perché noi si vive e si lavora di notte. Sì, assolutamente. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a te. Tour di Viareggio, del tour della Nastro Azzurro italiano, e sono qui con i dirigenti della Peroni, sono con Paolo e Federica. E allora cosa succede qui stasera a Viareggio? Beh, stasera succede un grandissimo evento a Viareggio. Tanto vi presentiamo l'ultima nata, è una bottiglia nuova con dentro la nostra ottima Nastro Azzurro, ma è una bottiglia che si chiama Nastro Azzurro Members Only, e oggi e per tutta l'estate la troviamo solo in pochissimi locali in Italia. Ecco, in definitiva la Nastro Azzurro è la birra italiana più venduta all'estero e il gruppo Peroni con la Nastro Azzurro sta esportando il made in Italy, sì. In tutto il mondo. Allora, dopo il vino anche la birra, quindi questa è veramente una bella cosa. Sì, infatti noi vogliamo celebrare il successo di Nastro Azzurro nel mondo con questa bottiglia speciale. E come vedete è una bottiglia unica che non hanno tutti i locali, in questo momento lo hanno i locali più esclusivi in Italia, come questo che è il Beso di Viareggio. E speriamo che quindi sia un grande successo e continui questo successo di Nastro Azzurro Members Only, cioè solo per i membri speciali. Quindi io direi di brindare con Nastro Azzurro, c'è più gusto ad essere italiani. Assolutamente.